linea di tiro possibile proprio sul palo. Dani Alves verso Mangio che c'è, va per la sponda, il sinistro di Dybala a incrociare, la sblocca Paulo Dybala, 1-0 per la Juventus, il palo salva la Juve e poi punisce con Dybala. Con un po' di fortuna, ma anche da grande squadra, il gol di Dybala e la Juventus è in vantaggio. Uno schema consolidato, la sponda della torre, Mandžukić, l'inserimento di Dybala, sinistro anche sporco ma efficace per l'1-0. Prova a tenere bassa questa palla Dybala, non serviva l'estetica ma serviva il senso pratico, era già dentro l'area di rigore, doveva solo centrare la porta. Ha preso il tempo a Norvait, quella è la chiave sulla sponda di Mandžukić. Palo di Valencia, gol di Dybala, qui torna a sfoggiare la sua qualità nel palleggio la Juve, come nei primi minuti. Chiaro, questo può comportare anche degli eccessi, come abbiamo visto sulla palla persa da Pjanic, anche dei rischi. Tutte le grandi squadre rischiano in questo modo. Dybala, finta di corpo, può prendere la mira, poi va da Mandžukić. Mandžukić ricambia il favore, Dybala, 2-0 Juventus, una grande Juventus ora. Il gol di Mario Mandžukić, ce ne ha fatti 10 nello scorso campionato in 24 partite. Qualcuno dice che potrebbe anche andar via. Di certo è un giocatore che può fare tanto comodo a questa squadra. Qui non sbaglia sull'assist di Dybala. La chiave è questa, Dybala contro Reed. Basta una sterzata di Dybala per mandare in terra Reed. E poi la lucidità nella lettura dell'argentino, l'ex pibe della pensione ai tempi dell'Istituto di Cordoba. E Mandžukić da lì raramente ha sbagliato in carriera. Sta tenendo in fase difensiva, con difesa schierata, ha sempre fatto molto bene la Juve questo primo tempo. Ora Bayram va al cross verso Carroll, la schiaccia Carroll e poi il secondo tocco, quello giusto di Andy Carroll, pericolosissimo di testa. La deviazione vincente l'ha trovata con i piedi, Buffon c'era arrivato ma non basta, Andy Carroll sempre un fattore sulle palle alte. Riapre il West Ham dopo tanta difficoltà, l'unica vera risorsa è sembrata proprio il colpo di testa di Carroll, in qualche modo sul palo Buffon, e poi arriva ancora Carroll, mette in porta tutto, il pallone, l'avversario, centravanti vecchio stile. Forse tocca per ultimo proprio col ginocchio sull'intervento di Alexandro, difficile capire se il pallone fosse già dentro. Al centro dell'attacco pronto Nobel col suo destro, c'è anche Oxford, c'è anche Collins. Pallone a giro per Carroll che anticipa tutti, ancora una volta Andy Carroll di testa, non perdona, 2-2. Ha poche risorse il West Ham oggi contro questa Juventus, una di queste è Carroll, 2 gol, 2 pari. Giocatore assolutamente dominante sulle palle alte, si libera con una certa nonchalance di Benatia, va a saltare, prende posizione sul primo palo e non perdona. Del resto era fin troppo facile dirlo anche alla vigilia. Andy Carroll è uno specialista terribile sulle palle alte. Eccolo qui anticipare, direi, più i compagni che gli avversari in questo caso. Primi test amichevole, non solo. Cercato Zaza, che mette giù il pallone, Zaza! Zaza, l'uomo che il West Ham voleva, fa gol contro il West Ham, 3-2 per la Juventus, Zaza. Sul filo del fuorigioco, il movimento è quello giusto, il controllo, il tiro sono stati quelli giusti, praticamente quasi non esulta Zaza. Splendido il tempo di inserimento, Collins sbaglia tutto, gli dà le spalle, Zaza va via anche a Oxford, controlla e non perdona. Chissà quello che sarà dell'estate, del futuro di Zaza.
La regia subito ha indugiato su Bilic perché è risaputa la stima nei suoi confronti. È proprio Zaza ricordato ancora, semmai ce ne fosse bisogno da queste parti.